sono tutte opere nate durante il lockdown ed adesso saranno vendute per beneficenza. Si tratta della mostra Realismo e Silenzi, 30 opere per la solidarietà di Antonella Di Tommaso, allestita dal 12 al 26 settembre in Sala Pieve del Palazzo di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo. So disegnare, questo sì, ho sempre disegnato, ma dal disegnare a mettere il colore c'è un abisso profondissimo. Durante il lockdown, tra le lezioni, tra la didattica, perché insegno anche, tra la professione, dovevo ritagliarmi degli spazi miei personali, dovevo riprendermi almeno un'ora della giornata. E che fare? Due pennelli vecchi in casa, cinque colori primari e una vecchia tela. Ho iniziato lì. Con molta titubanza ho fatto vedere quello che stavo realizzando, ho avuto incoraggiamenti da persone, diciamo, del mestiere, e da lì si è aperto un mondo fino ad arrivare a questa mostra. Il ricavato delle vendite delle opere sarà devoluto in beneficenza al centro di accoglienza vincenziano Ollus di Arezzo, che da sempre si occupa di assistere le famiglie più povere in emergenza alimentare e che durante la pandemia hanno ulteriormente aggravato la loro situazione economica. Devo dire che la famiglia è importante, la mia famiglia ci ha sempre insegnato a fare del bene e a dimenticarcene, perché col bene non si chiede nessun riscatto. È stata una conseguenza naturale, stiamo attraversando un periodo triste per tutti e quindi era necessario che chi ha deve dare, che sia denaro, che sia tempo, che sia bene materiale o che sia un dono che uno ha, lo deve condividere con chi meno ha. E quindi è stato naturale che anche in questa versione mi sarei misurata e l'ho fatto con la mostra.